Assalto armato ai danni di un portavalori dell'istituto di vigilanza privato Cosmopol questa mattina, giovedì 18 gennaio, intorno alle ore 7, nel tratto della SS613 Lecce-Brindisi all'altezza di Torchiarolo. Ad agire una banda a bordo di 4 autovetture, una Lancia Delta, una Passat, una Ford Focus e una Giulietta abbandonate a pochi metri dal furgone. Sono stati esplosi diversi colpi di fucile contro le gomme del mezzo per bloccarlo ed un vigilante si sarebbe stato sfiorato anche da una pallottola esplosa contro il parabrezza e all'indirizzo del motore. Bloccata la carreggiata sud verso Brindisi per consentire l'attività degli investigatori con traffico in tilt deviato verso le uscite di San Pietro Vernotico. Da quanto si apprende, sono stati in 4 a bordo della Lancia Delta ad affiancare il portavalori aprendo il fuoco, poi si sarebbero avvicinate le altre auto. Il furgone però sembra fosse vuoto, da qui la fuga dei rapinatori a piedi per le campagne di Tuturano, con un complice che li aspettava a bordo di un furgone, lasciando le auto sul posto. Sul luogo della tentata rapina sono intervenuti i carabinieri del NORM della compagnia di Brindisi, gli agenti della stradale, le volanti e la squadra mobile. Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto, sembra che i componenti del gruppo di fuoco fossero comunque degli stranieri. Sarà ora compito degli investigatori refertare le tracce balistiche e impronte digitali utili alle indagini. Sulla carreggiata nord, in tilt, oltre 5 km di coda.